Eccoli, Mattia e Carlotta che hanno fatto una traversata incredibile per arrivare qui al porto d'Imperia. Ma finalmente siamo qui, da qui partiamo per andare a vedere il Museo dell'Olio, che sembra una cosa così, ma ho capito bene che cosa vuole dire per la Liguria l'olio. Eccoci qui a Imperia, al Museo dell'Olivo e dell'Olio naturalmente. È una storia che dura da 6.000 anni. Oh, molto piacere, Lucio, benvenuto. Lucio Carli. Benvenuto al Museo dell'Olivo e alla Fratelli Carli, nel compimento dei suoi 100 anni. Perché l'olivo ha 6.000 anni, una storia di 6.000 anni, ma Carli 100, 100 anni. Prima domanda, a chi è venuto in mente di spremere l'oliva? Questa è una bella storia, nel senso che inizia dall'alta Mesopotamia, intorno al 4500 a.C. Abbiamo tantissime testimonianze delle prime sistemi di macina, dei primi sistemi di raccolta e tante cose che scopriremo all'interno del museo oggi. Quindi andiamo al museo! Il vero viaggio olivo uomo inizia, possiamo dire, circa 7.000 anni fa, dell'alta Mesopotamia, dove la mano dell'uomo era riuscita a ottenere sempre delle drupe più grosse con maggiore resa in olio. Qua continuiamo la nostra storia, tavolette arrivando sumere, con tavolette addirittura ritrovate a Babilonia nel secondo millennio a.C. che testimoniano appunto il commercio oleario che avveniva, le transazioni, quindi già a quell'epoca era un bene molto prezioso. Ha offerto all'uomo non solo, noi lo pensiamo sempre sulla nostra tavola come fonte di condimento, invece è stata fonte di tante cose per l'uomo, quindi alimento, condimento, medicinale, cosmetico, unguento, legno, luce, calore e lubrificante. E qui ogni vetrina di queste ci riporta un po' a un simbolo di quel momento. Qua si metteva l'olio e si mettevano appunto gli stoppini e si poteva appunto bruciare. In alabastro, di aria yemenita, vedi qua, dell'Ottocento, o quello che invece scandiva quasi il tempo come una clessidra, man mano che l'olio scendeva. Cioè, l'olio è sempre stato usato anche come medicinale, cioè proprio era una specialità medicinale. E per esempio qui c'è una ricetta per la rogna. E qui siamo nell'Olivo per la bellezza, dove partiamo proprio da questa ampolla in cui abbiamo voluto estrarre praticamente l'insaponificabile d'olivo, la parte più preziosa, perché ovviamente gli antichi utilizzavano l'olio senza sapere, vedendo che c'erano dei risultati sicuramente interessanti sulla propria pelle, però non sapevano che dentro ci fossero antiossidanti, ci fossero vitamine. E dice qui, Omero racconta che Nausicaa offrì al naufrago Ulisse un vaso lechitos d'oro colmo di olio perché si ristorasse e riacquistasse vigore. Nel mondo greco il lechitos contiene l'olio destinato alla cura del corpo. E qui appunto abbiamo tutta una serie di oggetti che testimoniano appunto l'utilizzo in cosmetica dell'olio, e perché poi l'olio era importantissimo nella lotta, quindi prima di fare la lotta ci scorpaggia il corpo di olio di oliva e poi finito con lo strigile in bronzo ci si detergeva il corpo per togliere la sabbia o le pezzi di pietra che si erano raccolti dal terreno. Il lottatore aveva anche lui il suo contenitore piccolino, così tutto decorato di olio, fantastico. Questo è il viaggio dell'olio, naturalmente dalla Mesopotamia, Fenici, Greci, e qui appunto abbiamo un vaso meraviglioso. Contenitore d'olio. Contenitore d'olio, per i greci ovviamente c'era un rispetto per la pianta d'olivo al punto dove nella costituzione di Aristotele e degli Ateniesi c'era addirittura la pena di morte per chi avesse estirpato una pianta d'olivo, quindi la trovo una cosa veramente importante a significare tutta l'importanza che aveva l'olivo per le culture mediterranee. Come dire, questa era la struttura del lavoro, il frantoio praticamente. Quindi lavoro dell'asino che girava e quindi faceva girare il frantoio e poi successivamente veniva a mano, questa volta, spremuto ancora di più. Qui c'era una grande fatica sicuramente, soprattutto per schiacciare poi all'interno dei fiscoli l'olio che veniva poi stivato all'interno degli otri e delle giare.
Questa è una meravigliosa collezione di oliere, di lampade per l'illuminazione, di tutti i tipi. Insomma, dal mondo antico all'Oriente fino ad arrivare a oggi. Meraviglioso, veramente meraviglioso. Quindi l'olio mantenuto nel contenitore più splendido che si possa, no? Esatto. L'olio portato in tavola con un trionfo estetico, insomma, come in questo caso. È molto interessante questo aspetto, che a un certo punto nella cultura mediterranea e italiana si perde un po' l'olivo, no? Si perde perché arrivano, diciamo, i barbari, diciamo, è comunque una cultura diversa, no? Quella del la birra, la un po' come adesso. Lo strutto, quindi il grasso di maiale. Il maiale, eccetera, per cui la coltivazione rimane attorno ai monasteri che continuano eccetera, a farlo proprio perché l'olio è un elemento sacrale. Ricordiamo che l'olio è l'olio d'oliva, è il simbolo delle tre principali religioni monoteistiche e quindi per tutti noi rappresenta veramente un qualcosa di importantissimo.